La Camera respinge, siamo all'11.6. Gianluca Pini, contrario alla Commissione Governo, contrario alla Commissione Bilancio, favorevole al relatore di minoranza. La votazione è aperta. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Poniamo adesso in votazione l'articolo 11. La votazione è aperta. Ah, revoco la votazione. Onorevole D'Alessandro, prego. Anche iscriversi prima è possibile. Chiedo scusa Presidente, voglio andare incontro all'onorevole Tancredi anche perché, essendo io firmatario di un disegno di legge per l'istituzione del Fondo Chiara, capisco che potrebbe sembrare contraddittorio votare contro un articolo che di fatto istituisce un fondo, però vorrei lasciare agli atti comunque le grandi perplessità riguardo a questa norma perché, come ho detto prima, si poteva fare di più e meglio e sarebbe stato opportuno perché non c'è solo il caso di Chiara Insidioso Monda, come è stato detto anche in quest'Aula, ci sono anche tanti altri casi di vittime sfregiate dall'acido che hanno poi delle grandi difficoltà successive e francamente la quota di stipendio che permette poi di accedere a questo fondo è talmente bassa che in qualche modo vede molte di queste persone escluse dal fondo. Quindi per questo motivo il gruppo Alleanza Popolare Autonomie si asterrà per quanto riguarda la votazione dell'articolo. La ringrazio. La Ferraresi, onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle si asterrà sulla votazione di questo articolo perché ovviamente ritiene fondamentale l'introduzione di un fondo, ma così come configurato, una volta che il Governo e la maggioranza hanno rifiutato e rigettato al mittente le nostre proposte emendative che lo rendevano veramente un fondo serio, lo prendiamo come una presa in giro ovviamente nei confronti dei cittadini, delle vittime e ovviamente anche dell'Europa che ci ha richiesto un intervento serio per superare la procedura di infrazione. Le nostre modifiche tendevano a risarcire con danno patrimoniale e non patrimoniale le vittime dei reati violenti, quindi in modo effettivo a 360 gradi. Questo è stato negato, sono state negate tutte le proposte, per questo non possiamo votare una presa in giro, ma di fatto l'introduzione è una cosa positiva e per questo ci asterremo. Grazie. La ringrazio.